Io lavoro per la pace. La Russia ha aggredito, ha scatenato una guerra. Sicuramente non accetterò mai che qualcuno mandi un soldato italiano, un figlio, un nipote di italiani a combattere, a morire in Ucraina, perché il 2024 deve essere l'anno della pace. E quindi spero che si mettano a un tavolo a discutere e a far tacere le armi e le bombe. Poi io con chi è in guerra non parlo. Sicuramente la risposta non è mandare altre armi, e sicuramente Macron quando apre bocca fa un danno. Perché Macron, quando dice potremmo mandare delle truppe di terra a combattere in Ucraina, fa un danno. Io non voglio che l'Italia e l'Europa entrino in guerra, non voglio lasciare i miei figli la terza guerra mondiale, quindi invito Macron a tacere. Se Macron pensa alla guerra, si metta l'elmetto, si prenda una fionda e vada lui a combattere.